Alla conferenza stampa Mido non poteva certo mancare Cirillo Marcoli, presidente ANFAO e Mido, benvenuto. Buongiorno. Allora, tra qualche giorno, tra qualche ora diciamo, riapre Mido con la sua 43esima edizione che si presenta con il format confermato, quello vincente degli scorsi anni, e con alcune novità, ad esempio il Lab Tech e un treno per Mido. Sì, ogni anno siamo chiaramente chiamati a proporre qualcosa di nuovo. È la manifestazione più importante al mondo, ma è una manifestazione che deve vivere l'evoluzione del mercato e le richieste delle aziende, nella fattispecie gli espositori. Quest'anno quindi, per quanto riguarda le differenti aree tematiche, abbiamo avuto una maggiore attenzione al Lab Tech, un'area disposta all'interno dell'area dove ci sono le aziende che producono parti componenti, materie prime e diciamo materie plastiche, e in questo caso diamo la possibilità a queste aziende di presentare il loro prodotto alle persone, che chiaramente ai visitatori, nella fattispecie gli ottici o i distributori. Mido nel 2013 si spingerà oltre i confini della fiera, conquistando la città in concomitanza del fuorisalone, un progetto davvero interessante. Vorrei ricordare l'importanza anche quest'anno di aver voluto organizzare un evento al di fuori di Mido, e che per l'appunto abbiamo chiamato Auto Mido, proprio perché si terrà nel corso del fuorisalone della Fiera del Mobile a partire dal 12 al 14 di aprile, dove potranno partecipare le aziende che hanno partecipato a Mido ma che hanno una grossa vocazione al design. L'obiettivo sostanziale è quello di cambiare il format, integrarlo su quello di Mido e mettere in condizione queste imprese di promozionare il proprio prodotto non solo all'area professionale, quindi agli ottici, ma anche al consumatore finale. Parliamo adesso un po' dei numeri del mercato dell'occhialeria. Come si è chiuso il 2012 e quali sono le prospettive per il 2013? Relativamente ai numeri, il 2012 è stato un anno complicato per tutti i comparti in generale, per il settore moda. Di fatto il nostro comparto ha visto ancora una crescita dell'export che si è attestata intorno al 5%, al 7%, 5% hanno avuto un incremento gli occhiali da sole e l'11% gli occhiali da vista. Relativamente al 2013 la situazione è chiaramente similare a quella del 2012, cioè di grossa incertezza. Evidentemente tutte le aspettative di crescita trovano una dilatazione nel tempo. I maggiori indicatori dicono che la crescita dovrebbe verificarsi nell'ultima parte dell'anno o di fatto a partire dal 2014. Anche le recenti elezioni in Italia sicuramente non hanno aiutato, questa situazione di incertezza permane. Ci auguriamo che però il senso di responsabilità delle autorità e delle istituzioni facciano in modo che si possa creare una situazione più stabile in Italia e che dia sicuramente maggiore certezza alle nostre imprese, perché di questo hanno bisogno per finanziare la propria crescita. Grazie mille, un in bocca al lupo e ci rivediamo a Mido. Grazie, vi aspetto tutti a Mido.